Ciao, sono Teresa Montesarchio ed oggi con lo sbrogliamento vediamo come l'ideale del corpo dell'uomo è cambiato negli ultimi 150 anni. Per farlo facciamo riferimento alle foto collezionate dall'artista Nicolai Lam, fondatore di Lemley, che ha introdotto nel mercato bambole realisticamente proporzionate. Ultimi anni dell'Ottocento, in questo periodo non tutti avevano facile accesso al cibo. L'obesità rappresentava benessere e stato sociale. Esistevano persino club di uomini grassi, i cui membri dovevano pesare oltre 90,7 kg per accedervi. 1930-1950. Divenendo il cibo maggiormente abbondante, gli attori di Hollywood cominciarono a fissare standard per corpi esili con un lieve tono muscolare. 1960. I giovani americani, stanchi della burocrazia aziendale, lanciarono stili di vita anticonformisti. Molti uomini seguivano la moda di farsi crescere i capelli e non fare esercizio fisico. 1970-1980. Persone come Arnold Schwarzenegger resero il bodybuilding una disciplina popolare, così muscoli grandi e definiti divennero l'ideale per molti uomini. 1990, il corpo ipermascolino perse la sua popolarità ed un corpo slanciato e leggermente muscoloso divenne l'ideale, che persiste fino ai nostri giorni. La perfezione non è altro che un'idea che cambia nel tempo, ci si stanca e si va avanti. Sa a te decidere se essere schiavo dei capricci della nostra epoca. Io sono Teresa Montesarchio e questo è lo Sbrogliamente, e se vuoi saperne di più su mente, cervello e comportamento, metti mi piace alla pagina Facebook. Ciao!